Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per un nuovo video per la nuova rubrica del Fantacalcio, perché sì ragazzi, da oggi per ogni settimana verrà pubblicato un video sui miei consigli per la giornata del Fantacalcio. Oltretutto spostiamoci di schermata perché siamo alla sesta giornata, utilizzeremo le probabili formazioni che troviamo online, quindi su Fantacalcio, su Sky, quello che ci capita, e ringrazio oltretutto questi siti che comunque si aggiornano sempre per darci le migliori informazioni. I miei consigli saranno abbastanza omogenei, analizzeremo partita dopo partita e cercherò di dirvi le possibili sorprese e le possibili conferme per quanto riguarda la giornata. Io faccio due fantacalci, come sempre lasciate like, iscrivetevi al canale, lascerò poi in descrizione tutto per arrivare anche giornata per giornata. I video verranno postati presumibilmente 24 ore prima. E nulla, seguitemi anche su Twitch e Instagram e scrivetemi nei commenti chi avete preso al fantacalcio, se vi servono consigli ve li do tranquillamente. Allora, Napoli-Spezia, allora, una partita sulla carta che possiamo già dire in blocco, direi su questo non ci sono dubbi, quasi tutti i giocatori del Napoli, ovvero Simeone e Kvaratskhelia, che non riesco mai a dirlo, comunque loro due consigliatissimi, soprattutto Simeone galvanizzato con Zielinski dalla partita in Champions League, occhio a Di Lorenzo e Mario Rui che possono ritrovare i bonus. Per quanto riguarda la Spezia, allora, non sta giocando male, sta raccogliendo poco, se posso dire, anche se qualche vittoria discreta l'ha fatta. Nzola non è consigliato, anche se uno che si batterà come bastoni per cercare di aiutare la propria squadra, però io su questa settimana i giocatori dello Spezia li lascerei in blocco. Quindi poi andremo su più o meno un Napoli, occhio fattore cartellini per Lobotka e Anguissa, anche se sono giocatori che fanno molto anche, si inseriscono molto in area e possono portare bonus, ma io direi proprio il Napoli in generale confermatissimo, compreso il portiere per questa giornata, Dragoschi ovviamente non consigliato, che okay, Inter Torino, possiamo anche mettercele qua su Fantagazzetta che tanto più o meno sono uguali. Allora, qua invece da Dzeko e qua da Correa, quindi abbiamo già un duetto in attacco. Prendiamoci quelle di Fantacalcio. Allora, la difesa dell'Inter. Io Bastoni non lo consiglio. Bastoni arriva da un periodo un po' così, dove secondo me gli farebbe anche bene trovare un po' di panchina, se devo essere sincero. Per ritrovare almeno una condizione fisica adeguata. Dumfries assolutamente sì. Di Marco non ci convince. Martinez confermatissimo, Lautaro Martinez ovviamente. Tucu Correa si deve un po' riscattare da quella che è stata una brutta prestazione, è stato anche bersagliato dai tifosi durante la partita. Sky ci dà Dzeko come alternativa, può essere messo entrambi l'attacco del Torino e dell'Inter, perché comunque in casa. Andiamo invece al Torino, che diciamo, cosa è qual è la stella che sta brillando di più del Torino ultimamente? È Radonjić, che è quello che ha più giocate per adesso, quello che illumina il Torino. Sanabria non dà garanzie per questa giornata. Lukic da capire come, dopo tutto quello che c'è stato con l'allenatore, con la società, si sta riprendendo, ma nel Torino diciamo non consiglio, non ci punterei tanto, a parte Radonjić. Rodriguez ovviamente no, e anche Singo che potrebbe avere difficoltà, anche se sappiamo che la gara di Juric in questa partita viene fuori. Diciamo che il Torino io salverei solamente Radonjić. Mi avete chiesto anche, c'è stata una discussione anche su Twitch per quanto riguarda Çalhanoğlu o Brozovic. Brozovic dal cartellino facile ultimamente, sta anche protestando troppo, il bonus lo porto ogni tanto ma da schierare. Io però invece su Çalhanoğlu ci punterei, perché gli manca il gol, gli manca la giocata, il derby l'ha giocato un po' così, andrei anche su Çalhanoğlu. Allora, Sampdoria Milan, ci spostiamo anche qua. Allora, qua io ho alcuni giocatori di questa giornata, ce li ho anche al Fantacalcio. Ovviamente Hernandez non si discute, Tomori può essere messo tranquillamente, Calabria idem, anche se non è in formissima, insediato un po' da destra, vedremo un po' cosa succederà. Tonali, allora Tonali io ce l'ho nel mio Fantacalcio, ottimo giocatore, grande giocatore, il problema è che anche lui quei cartellini ultimamente se ne sta prendendo uno ogni tanto. Leao senza manco pensarci. Brahim Diaz lo possiamo mettere, ma se avete De Ketelaere copritevi. E Origi può essere un'eventuale sorpresa, il primo gol con la maglia del Milan, se ci credete potrebbe essere una buona alternativa. Io per questa partita andrei su altri. Invece per quanto riguarda la Sampdoria,
Io qua, ragazzi, sarò un po' duro. Mi convince solamente Caputo, anche per un fattore magari di rigori o di giocate che c'ha lui nel suo repertorio, ma non mi sento di andare su questi giocatori. Sabiri deve ancora un po' sbocciare, ha le giocate giuste, ma gli manca la concretezza e soprattutto la continuità. Atalanta-Cremonese. Allora, Atalanta-Cremonese è la classica partita dove io metterei tutta la formazione dell'Atalanta in blocco al fantacalcio. Però devo essere anche, come ho detto, omogeneo nel mio discorso. Allora, Lookman, tanta roba, va benissimo. Malinowski, idem, perché ha voglia di rivalse, è rimasto e vuole dimostrare a Gasperini quanto vale. Va messo. La difesa della Cremonese, potremmo confermare il blocco, anche occhio ai cartellini gialli per il Demiral. Atebor deve riscattare delle prestazioni, non da Atebor, quindi deve fare qualcosa in più. In generale sono tutti confermati, non ho particolari problemi. Cremonese sta facendo molta fatica, ci sono giocatori che non stanno uscendo, o almeno per adesso è così, a parte Dessers. Okereke, che ogni tanto hanno qualche giocata. Okereke, che può essere la sorpresa, ma non penso abbia tanti spazi contro questa tanti spazi con questa data per muoversi. Ghiglione non consigliato, e Scalante uguale. In panchina non possiamo pescare, diciamo, così tanto. Un nuovo Meitema non penso sia proprio la partita per i giocatori della Cremonese. Bologna-Fiorentina. Ok, qua invece riusciamo a ragionarci un po' meglio. Allora, subito parliamo di esterni. Lico Giannis o Cambiaso? Perché poi è questo che è il dualismo, che possiamo mettere anche Cambiaso coprendoci. È una partita dove avranno a che fare con gente come qua me, quindi non so quanto sarebbe importante, però stanno offrendo belle giocate, belli spunti per Arnautovic, che ovviamente straconsigliato. Si deve mettere Arnautovic, dovete metterlo per forza in campo senza manco pensarci. Non mi lascia grandi spazi per metterlo, diciamo, De Silvestri. Io andrei avanti, idem Medel, la difesa del Bologna in generale. La Fiorentina, sì, a Kwame, perché sta trovando giocate, continuità. Non ha, la Fiorentina viene anche da una brutta partita in Conference League. Amrabat si può mettere, sarà una partita solito sia mezzo di recupera palloni e lotta. Occhio a Jovic, che si deve far perdonare qualcosa. Sottil, per me non, io passerei proprio oltre, quindi andrei su Jovic, come Amrabat, Martinez quarta, Miraghi sta mancando l'assist e il gol, potrebbe essere la sua partita, quindi fateci un pensiero anche per Miraghi. Dodò per adesso non sta incidendo tanto, tanta corsa, vedremo nelle prossime partite. Lecce Monza, allora, poi questa è la partita della classica sorpresa, dei giocatori presi a basso costo che ti fanno vincere la giornata. Allora, nel Lecce, se sai, ovviamente ci siamo. Deve mettere Di Francesco? Assolutamente no. Baschirotto o Pezzella? Mettiamolo anche qua, così ce l'abbiamo. Allora, Baschirotto? Assolutamente no. Il portiere è una partita che può finire under, come può finire 1-1 o 2-2. Quindi andrei proprio su se sai. E se volete una sorpresa, io vi dico Bistrovic, anche se ha una media, cioè non è entrato malissimo, però diciamo che il Lecce è un po' in sofferenza, io non li metterei titolari questi giocatori. Nel Monza, allora, so che molti hanno investito su Sensi e Rovella. Rovella ci può stare, Sensi deve ancora trovare la continuità, io non ve lo consiglio. Pessina non ho ben capito se sta giocando in mediana, sta giocando un po' avanti. Certo, si caricherà il Monza sulle spalle, può essere la sua partita di riscatto, come può essere la partita di riscatto di Petagna. Che o in queste partite o quando, se non dovesse segnare, quindi consigliatissimo. Caprari, idem. Carlos Augusto non si è, cioè ultimamente possiamo vedere anche i dati, ha una media del 5,75, non ha fatto assist, è vero, ripeto, che a gamba gioca tutte le partite, non penso sia la sua, potremmo andare su altri giocatori. Quindi io, ragazzi, se proprio vogliamo avere una scommessa, io farei Petagna, Rovelle, Caprari, Sensi, se lo lascerò in panchina. Pessina, vedete un po' come siete messi, anche lui non ha iniziato benissimo questo fantacalcio, è stato anche ammonito una volta, dovremo capire. Io su Petagna ci potrei puntare di più di tutto. Sassuolo Udinese, come dire, o Pinamonti ora o me più, perché Pinamonti si deve prendere il Sassuolo sulle spalle, una media comunque abbastanza buona perché ha 5 partite e un gol. Questa è la sua
partita, come potrebbe essere la partita anche di Frattesi e di Toyan. Frattesi più perché vuole dimostrare, ha già fatto un gol e lui vuole dimostrare che può essere da grande squadra, l'aveva chiamato la Roma, lo sappiamo. Quindi questi due giocatori potrebbero essere sorprese. L'Udinese, che è partita fortissimo, ovviamente Pereira ha confermato, Destiny Udogi, manco a parlarne, subito dentro. Beto e De Olofeu ci possono stare. In questa partita, sinceramente parlando, vedo più De Olofeu, uomo assist, l'uomo che può rompere gli equilibri di una partita che potrebbe essere molto difficile. Lo preferirei a De Olofeu, io, è una cosa personale, sinceramente. Lazio-Verona. Allora, ovviamente ragazzi, Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni e Milinkovic straconsigliati. Qualcuno chiede sempre, ma Lazzari lo metto, Lazzari non lo metto, perché anche lui non ha iniziato bene, non ha fatto assist, ha già preso due ammonizioni in cinque partite. Lazzari in queste partite, secondo me, si mette e può dare tutto. Non Marusic, Romagnoli ha alternato ottime prestazioni, infatti ha una buonissima media al fantacalcio, non è stato ancora ammonito. Si può mettere però occhio a ovviamente Thomas Henry, ragazzi, che anche la scorsa giornata non ha segnato, ma si è preso un bel 7 che lui ha propiziato il gol. Sono facilmente al cartellino perché comunque sono 5 presenze, 2 cartellini gialli, 2 gol, non male. Vi segnalo anche che Verdi, se potete coprirvi, io lo metterei titolare, perché è uno di quei giocatori che può entrare, fa qualche dribbling, bella giocata, vi può anche tirare fuori il 6 e mezzo. Ma in generale del Verona io metterei solamente Henry, se potete. Juve Salernitana. Allora, qua io vedo questa formazione, anche se se non sbaglio, infatti gli altri danno tutti, ok, l'hanno cambiata, davano tutti Gatti con, bisogna vedere un po' cosa sceglierà il mister Allegri, perché potrebbero giocare, secondo me, potrebbe giocare Gatti, quindi se avete Gatti in questa partita mettetelo, non è un problema, farà una grande partita, giocherà bene, sia Vlahovic sia Kostic. Locatelli deve dimostrare di essere Locatelli, è ora di fare il Locatelli. Quadrado deve farsi perdonare qualcosa dalla brutta partita giocata col Paris Saint-Germain. Sia Bremer, Danilo, così così, non da bonus, ma porto un 6 sicuro a casa per i ragazzi. È un grande sì. Sarà Cinesca in questa partita. Salernitana, l'unico che mi verrebbe da consigliarvi potrebbe essere in questa partita Candreva, perché uno che comunque mette molti cross e può essere una spina nel fianco per la Juventus, ma in generale passerei oltre. Empoli-Roma. Allora, Empoli-Roma, ho avuto un flash. Allora, Empoli-Roma, io andrei con Abraham per forza, perché Abraham è secondo me la partita da prendere o lasciare, perché se no, ragazzi, non sta segnando, sta giocando male, media al fantacalcio discutibile, anche se ha fatto un gol e un assist, però l'ultimo, cioè, dei 20 sì, ma sta facendo veramente partite non del suo nome. Sia Pellegrini, Dybala assolutamente sì, Spinazzola è l'ora che ci faccia vedere anche un bell'assist e una prestazione di livello. Li chiediamo sia Belotti, perché potrebbe essere anche la sua partita se Abraham non fosse tanto in forma. Beh, ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto per la prossima giornata, la settima giornata del Fantacalcio. Fatemi sapere nei commenti chi avete schierato, cosa ne pensate, qual è la vostra scoperta del Fantacalcio. Noi ci vediamo presto per altri video. Ciao a tutti, ragazzi, bella!